adesso il bullo va di moda, attenzione, creiamo una categoria, creiamo un protagonismo, il drogato, il tossico, l'anoressica, continuano, no? Parliamo solo di questi e di tutti quelli bravi, buoni, di quei formidabili ragazzini che vanno a scuola, di gente con mille idee, mille capacità, ma quando ne parliamo? I giovani sono la grande risorsa di oggi, potenziamo questa grande risorsa e naturalmente, scusate, diciamo ai governi di investire sulla scuola, di investire sulla formazione di genitori, insegnanti, educatori e operatori della comunicazione. L'episodio dello schiaffeggiare l'insegnante, bene, io sono insegnante da sempre. Ho insegnato dall'età di 20 anni come supplente alla periferia della città di Roma, che era San Basilio, era un posto di frontiera, spacciavano già i ragazzini e ne parlo degli anni 70, bene, non mi è nessuno mai mancato di rispetto, sono riuscita, se autorevole, a mantenere, ho chiesto alleanza con i colleghi quando c'erano problemi in classe e i colleghi hanno chiesto la mia alleanza, abbiamo lavorato in gruppo, venivano le forze del territorio, c'erano negli anni 70, che se li sono tutti dimenticati, c'erano i decreti delegati, c'era la possibilità di portare i genitori, gli insegnanti, le forze del territorio, le forze culturali a scuola, questo non si fa più, se la scuola non diventa un centro così, se l'insegnante è semplicemente uno che probabilmente il suo lavoro lo fa un po' impaurito, non dico incompetente perché non mi permetto, ma in una condizione di difficoltà, è chiaro che poi può essere sopravanzato. E poi per quello che riguarda i ragazzi, gli episodi di bullismo, cominciamo un pochino a fare un'autocritica, io i ragazzi che fanno episodi di bullismo sono d'accordo con le sanzioni eccetera, ma che famiglie hanno dietro? Ma quali sono i modelli che vengono veicolati dai mass media e a sostegno dell'educazione dei ragazzi? Qualche buon episodio di Gomorra? No, oppure qualche bel episodio, qualche video di torture, tormenti, no, perché ce ne abbiamo in abbondanza. Vorrei sapere, avete mai guardato un telegiornale voi la sera? Guardatelo, io credo che il telegiornale è l'esempio di quello che noi veicoliamo tutti i giorni nelle menti dei ragazzi. Io credo che il bullismo ci sia sempre stato e i fenomeni di questo genere siano sempre esistiti. Adesso si fa attenzione e non i franti peggiori di questi ci sono sempre stati. Gente che ha aggredito o che ha picchiato le autorità c'è sempre stata. Bene. Se possiamo rovesciare tutto questo è diventando autorevoli, facendo prevenzione, veicolando modelli alternativi a quelli che veicoliamo e mettendo in condizione di capire perché un ragazzino arriva a fare il bullo. Di solito i torturati fanno i bulli per riversare su quelli che bullizzano la rabbia e l'odio che c'hanno dentro. E di solito ci sono delle famiglie alle spalle e di solito ci sono degli insegnanti che non collaborano né con le famiglie né tra loro. Allora è sempre più complessa l'educazione. È più complessa perché è complessa la famiglia, perché è complessa la società, perché si è unito a tutto questo il digitale. Il mondo digitale è diventata una agenzia educativa, prima lo erano la famiglia e la scuola, adesso il digitale ha bypassato famiglia e scuola, quindi quello è un pericolo. In tutto questo, scusate, non a caso siamo a scuola, cioè la scuola è veramente la frontiera. Se noi dobbiamo dire qual è lo zoccolo duro della società in cui si può rifare tutto, è la scuola. La scuola deve essere aperta, come sosteniamo noi della Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Luz, dalla mattina alla sera, per fare didattica senza per cortesia mettersi a dare i voti ai bambini, se li diano gli adulti i voti.